Per questa manifestazione molto importante che riguarda il volontariato e le associazioni di volontariato di Sesto. Signor Sindaco, quanto è importante per Sesto questo tipo di manifestazioni? È molto importante perché Sesto è una città in cui il volontariato gioca un ruolo straordinariamente importante e anche perché mette insieme il volontariato e ricerca attorno a un tema come quello della salute, che è particolarmente importante in questo momento in cui i finanziamenti per la ricerca sono stati ridotti praticamente a zero e quindi se non c'è un'iniziativa che parte dalla base del volontariato rischiamo che questo paese non abbia più ricerca sia nel settore medico che in altri settori importanti. Beh, sappiamo comunque che è una cosa positiva perché le associazioni stanno comunque aumentando. Sicuramente sì, è una prova che la società di questa città è una vitale e che è in grado di interessarsi di temi fondamentali per la vita dei cittadini e ci sono tante organizzazioni, tante persone che sono così generose, così intelligenti, così sensibili che dedicano una parte della propria vita, del proprio tempo, delle proprie risorse agli altri in modo disinteressato. La manifestazione secondo me ha un'importanza fondamentale perché di fatto è la vittoria del volontariato sulla burocrazia e anche suggella un importante contributo di aiuto reciproco tra la ricerca e il volontariato, perché questo progetto, questo protocollo scientifico è nato con l'esperienza del 2 ottobre dell'anno scorso, dove voi eravate presenti, ci avete supportato in questa iniziativa, dove abbiamo incontrato una serie di associazioni e abbiamo iniziato una fase di ascolto. Per noi l'ascolto è fondamentale perché le associazioni devono essere aiutate nel loro percorso di crescita e quindi siamo partiti con questo progetto per aiutare queste mamme coraggiose di queste bimbe che non trovavano spazio di cura nella regione Lombardia. Abbiamo elaborato un protocollo scientifico con l'Istituto Mario Negri e quindi adesso siamo felici, queste bambine hanno una speranza in più e le loro famiglie un aiuto nell'affrontare questa malattia. Questo concerto è una festa, una grande festa perché è un momento di gioia, perché è la prima volta che la ricerca si unisce al volontariato ed è la prima volta che il volontariato riesce a partorire un progetto così importante che sarà probabilmente adottato in tutta Italia, perché non solo in Lombardia ma anche in Veneto. Thank you.
intanto la cosa importante di stasera era quella di partecipare a questo evento, perché si parla di una delle quasi 6.000 malattie rare che affliggono l'umanità. Sappiamo che non c'è molto interesse da parte, ma è anche diciamo, abbastanza ovvio, diciamo dalle multinazionali farmaceutiche, del resto non ci sarebbero guadagni insomma, per poter far fronte a questo genere di problematiche. Ed ecco che ancora per una volta quindi il volontariato si attiva, e devo dire che l'iniziativa dell'avvocato Capponi è veramente un'iniziativa lodevole, degna di nota, anche e soprattutto perché in un momento come questo, laddove appunto lo Stato ha grosse difficoltà, lo vediamo tutti i giorni, è comunque importante che si attivino così le associazioni, si attivino con idee forti e vincenti come questa, appunto quella di stasera che ci unisce, ci vede qua tutti, diciamo così. Attualmente si sta portando avanti due grandi progetti in collaborazione con due associazioni. La prima è l'associazione Aiutiamoli a Vivere, che ospita i bambini della Bielorussia. Devo dire che siamo riusciti ad attivarci sul territorio lombardo in modo molto efficace, tant'è vero che a novembre, quando verranno così arriveranno nel nostro paese ospiti dell'associazione, questi bambini verranno curati presso i nostri ambulatori, come è successo già l'anno scorso, e questo è sicuramente un efficace progetto di prevenzione per questi bambini che a casa loro non riescono ad avere, a fruire di questo servizio così diciamo odontoiatrico così efficiente. In futuro ci auspichiamo di poter anche andare a lavorare sul loro territorio. Devo dire che la nostra associazione, con grande diciamo, forza e spirito appunto di altruismo, cercherà comunque di essere sempre, diciamo, di dare il massimo delle proprie attenzioni, del proprio tempo. Le malattie rare, come avete sentito, sono quelle che colpiscono solo poche persone, ma non per questo sono meno importanti, perché sono persone che soffrono, sono persone che hanno grande difficoltà a ottenere la diagnosi e soprattutto ad avere una terapia, perché quando ci sono pochi ammalati c'è poco interesse a produrre qualcosa che costa molto a produrlo, ma poi anche molto. E quindi noi vogliamo sensibilizzare tutti a questi problemi. Sono 6.000 le malattie rare, quindi un gran numero, per cui sono necessarie molte forze in campo per dare risposte. Tra queste malattie rare c'è la sindrome di Rett, che è una malattia neurodegenerativa che colpisce soprattutto le bambine, che ha un esordio a 2 anni e che genera una serie di problemi psichici, motori, deficit cognitivi, cioè una situazione molto complessa, per cui bisogna fare qualcosa. E l'idea è nata proprio qui a Sesso, qualche mese fa, grazie all'avvocato Capponi, che ha detto che bisogna fare qualcosa. E allora avevamo sotto mano l'assessore alla sanità della regione e abbiamo detto a lui vogliamo fare qualcosa, e lui ha risposto: se preparate un protocollo che sia importante, che sia utile, sono lieto di esservi d'aiuto. Vedremo, perché il protocollo è qui, siamo arrivati alla fine, è stato il lavoro di molti gruppi che si sono riuniti, e soprattutto la cosa molto importante di questo protocollo è che forse per una delle prime volte non è stato fatto solo da ricercatori, ma è stato fatto dai ricercatori insieme con le mamme delle bambine che sono ammalate, quindi con l'associazione dell'AIRET che si occupa appunto di questa malattia di Rett. E la loro presenza è stata estremamente importante
perché è sempre estremamente utile quando si fanno i protocolli di ricerca avere presenti gli ammalati o i rappresentanti degli ammalati, perché sono quelli che molto spesso conoscono la malattia molto meglio di noi medici. Il protocollo è pronto e quindi ci auguriamo che questo possa essere una tappa importante, perché studieremo per la prima volta in condizioni scientifiche adeguate, studieremo per la prima volta se certi tipi di malattie di intervento integrato riescono a migliorare la situazione di queste bambine. Ce l'auguriamo tutti e ci auguriamo che questo magnifico concerto sia l'avvio di una iniziativa che speriamo possa avere successo. Grazie a tutti. Grazie. Isabella Mottisi e faccio parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Sindrome di Rett, AIRET. Questo evento è stato realizzato dai Lions di Sesto Centro per aiutarci a raggiungere un obiettivo per noi fino adesso impossibile. L'obiettivo era quello appunto di poter preparare un protocollo da presentare in regione per la riabilitazione. Con il sostegno dell'avvocato Caponi dei Lions di Sesto Centro siamo riusciti a organizzare un'equipe di lavoro che comprende l'Istituto Mario Negri, il Centro Don Calabria di Milano e di Verona, l'Istituto di Neurofisiologia dell'Università di Milano e con questa equipe e anche i genitori dell'AIRET abbiamo potuto produrre questo protocollo che verrà consegnato in regione. Ci aspettiamo naturalmente che l'assessore Bresciani, dalla promessa che ha fatto all'ultimo convegno dei Lions del 17 febbraio di prendere in considerazione questo protocollo, mantenga le sue parole e quindi ci aiuti a realizzare quella che è la speranza per le nostre bambine. Allora, questa è una patologia degenerativa di cui non si conosce ancora una cura, c'è una ricerca genetica che sta cercando le cause e la possibile cura, però siamo ancora lontani. L'unico, come si dice, nostra possibilità di curare le bambine è curarle nel quotidiano, curarle con le fisioterapie, curarle con la terapia fisica. La nostra associazione si occupa, è nata nel 1990 a Siena da un gruppo di genitori e si occupa di trovare una cura per questa patologia. Si occupa sia di ricerca genetica che clinica che riabilitativa. Noi cerchiamo quindi sì di trovare le cause e la cura, ma anche di rendere la vita di tutti i giorni delle nostre bambine più semplice, perché è una malattia molto importante e quindi è necessario che a ogni difficoltà che si presenta quotidianamente si possano trovare dei rimedi. E questo serve la ricerca clinica e riabilitativa per mantenere quelle che sono le acquisizioni, quelle che sono le abilità delle bambine.
alla fanfara del terzo battaglione carabinieri in Lombardia e al maresciallo Andrea Bagnolo. Grazie, grazie, grazie. Maresciallo, le stringo la mano perché qua sul palco ho vissuto un'emozione grandissima. Grazie, grazie a tutti voi. Veramente è stato emozionante nel mercato di gol della mia vita. Io abbraccio anche tutti voi uno a uno perché stasera è veramente una serata che passerà la storia. Ringrazio le associazioni presenti, ringrazio il mio club. Giusy, grazie anche a te, sei stata carinissima. Io ringrazio Giampaolo. Il sindaco che è venuto a farci visita, ma soprattutto ringrazio l'Arma dei Carabinieri per averci dato questa grandissima opportunità. E grazie a tutta la città di Sesto San Giovanni. Grazie, grazie davvero di cuore. Grazie. La musica e il volontariato vanno sempre a braccetto. Siamo orgogliosi.